In un giorno come tanti, mentre passeggiavo da sola per strada, ero talmente attratta da tutte le vetrine che mi circondavano che non so come ad un tratto inciampai e caddi. Non so come ero caduta, ma mentre cercavo di rialzarmi mi apparve un piccolo bambino che mi chiese dolcemente se poteva aiutarmi. Mi porse la mano e mi alzai. Confusa com'ero, mi accorsi solo più tardi che quel piccolo e dolce essere aveva gli occhi rivolti verso il nulla. Lo fissai intensamente e solo allora capii che egli non vedeva. Io, tremante, non riuscivo a staccare la mia mano dalla sua. Mi domandò quale fosse la causa della mia caduta. Mi guardai attorno, ma non riuscii a vedere niente e, forse solo per una strana curiosità, mi chiese cosa vedessi in quel momento intorno a noi. Gli raccontai che c'erano migliaia di uccelli che cantavano felici, milioni di persone che amano con tutto il cuore, milioni di sogni e speranze che aumentavano sempre di più. Ancora oggi, dopo tanto tempo, mi chiedo perché non gli dissi tutta la verità. Mio Dio, perché mi togli sempre troppo presto ciò che amo? Ti prego, toglimi il cuore, ma non farmi soffrire. Non farmi tenere tra le mani ciò che non potrà mai essere mio. Sono quasi le 9 di sera. Sono triste e demoralizzata, forse perché non riesco più a sognare. Nei miei occhi vedo tanto buio e tanta oscurità. Non mi preoccupa il fatto che dovrò morire, ma che non riuscirò mai ad essere amata da nessuno. Non riuscirò mai ad essere felice e realizzare i miei sogni. Vorrei tanto poter avere Nicola vicino a me, poter avere le sue carezze e i suoi abbracci. Ne ho tanto bisogno. E l'unica cosa che riesco a fare è piangere. Ma vorrei tanto il mio Nicola. Nessuno potrà mai colmare il vuoto che c'è dentro di me. Quel vuoto incolmabile che tutti a poco hanno aumentato. Non ho più niente e nessuno, non possiedo altro che briciole. Non riesco a distinguere il bene dal male. Tanto ormai è tutto così cupo e così squallido. Credevo che il tempo potesse guarire tutte le ferite. Invece no. Il tempo le apre sempre più, fino ad ucciderti, lentamente. Quando finirà quest'incubo? Credo proprio che mai Kulikki andrà in galera. Ha ucciso, rubato, truffato, ma mai nessuno riuscirà a trovare le prove che lo accusano e provino che dico la verità. Sono sicura che mai riuscirò a farmi credere dai giudici. Vorrei che ci fosse papà. Lui riuscirebbe a trovare le prove che lo facciano apparire per quello che è veramente. Kulikki è solo un assassino truffatore. Ma naturalmente le parole di una 17enne non valgono nulla. Io sono solo una ragazzina che vuol fare giustizia e lui un uomo che interpreta benissimo la parte del bravo e onesto onorevole. Io non potrò più vivere, ma lui continuerà a rubare e a nascondere che è stato lui a far uccidere Stefano Anastasi. Già, come sempre, vince chi è più bravo a truffare la vita.
Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ho lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà. E quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza. E poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, ed il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi. Ma io, senza di te, sono morta.